E avete appena ascoltato By the Smokestack di Ann Arbor, che è qui con noi. Ben arrivato Federico. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, sei pronto? Sto per farti 20 domande per conoscerti meglio. La regola è di pensare il meno possibile e rispondere in meno tempo Ottimo, possibile. Ottimo, allora funziona perfettamente. Allora, cominciamo molto facilmente chiedendoti nome. Federico. Età? 32. Di dove? In realtà 18. Di dove sei? Piacenza. A che età hai iniziato a suonare? 16, una roba del genere. E che cosa hai iniziato a suonare? Cantavo e basta. Primo disco ascoltato? Madonna, forse i dischi di mio padre che ascoltavo passivamente, insomma, il rock anni 70, il prog, quelle robe lì. E invece ultimo brano sentito prima di arrivare in radio? Stavo ascoltando un pezzo del disco dell'ultimo disco di Carly Rae Jepsen. Che ricordiamo ai nostri ascoltatori è quella di Call Me Maybe. Di cui tutti si ricordano il titolo ma mai il suo nome effettivamente. Io in primis non l'avrei saputo riconoscere. Bellissimo disco. Invece un film che ti piace o rappresenta particolarmente? Hit di come si chiama? Michael Mann. Oppure un film di Malik. Probabilmente un film di Malik. Badlands di Malik, dai. Un libro? Un libro, non sono un grande lettore, ti direi più classico degli On the Road che ho riletto dai 14 anni fino adesso qualche volta, insomma. Un luogo? Un luogo, il mare in generale, oppure le mie colline, insomma, la Val Nura dove sono cresciuto. Un cibo? Un cibo? Cibo difficilissimo. Cibo di mia nonna. Tre band che salveresti dal diluvio universale? Ma come si fa? Artisti anche, certo, singoli. Sì. Springsteen, Greg Dulli, Taylor Swift. E invece adesso ti chiedo di mettere da parte la tua diplomazia. Tre che affogheresti subito? Tre che affogherei subito? Non lo so, è difficile. Diciamo che sì, ci sono alcune band che non mi sono mai piaciute tanto. Tipo i Queen, non li ho mai amati molto. Cavolo, adesso farmene venire in mente tre è impossibile. Non ci posso credere. Te lo giuro. Sono sempre più pavidi i nostri ospiti, poi nessuno vuole affogare nessuno. Sono un democristiano, ma non è che proprio è che mi piacciono troppe cose, quindi anche quelle che prima mi facevano schifo poi iniziano a piacermi. Forse ho un problema. Beatles o Rolling Stones? Prima, qualche anno fa avrei detto Beatles, adesso dico Stones. Pop o rock? Pop. Vivere per suonare o suonare per vivere? Oddio, vivere per suonare. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è avere 18 anni ed essere una pop star internazionale. Invece la tua paura più grande? La mia paura più grande è di morire senza aver fatto tutto quello che vorrei fare. In che epoca avresti voluto nascere? Avrei voluto vivere, diciamo, negli anni 50. Forse in America, negli anni 50. Ok, per finire ti chiedo di lanciare un pezzo. Lanciare un pezzo? Allora, ti dirò Coffee di Miguel, che per me è il pezzo più figo del 2015. Perfetto, ce l'ascoltiamo subito.